Grazie Teresa Trillo, Radio 24. Fa morire, raga. Buongiorno Presidente. Si è sentito, lo so. Io tornerei. Comincio ad avere degli sbarioni, prego, mi scusi. Scusi lei. Buongiorno e ben ritrovati all'aria che tira. Sì, è stata dura anche per noi, non abbiamo avuto svarioni, l'abbiamo ascoltata fino alla fine, oltre 3 ore di conferenza stampa. Oggi è arrivato il momento giusto per commentare a freddo e leggere anche tra le righe di quello che Giorgia Meloni ha detto, come lo ha detto, ma anche di quello che non ha detto e non ha voluto dire. Con noi abbiamo Claudia Fusani, una delle giornaliste che era presente alla conferenza stampa, peraltro con lei. Buongiorno. Che per prima ha rivolto una domanda alla Premier. Buongiorno anche a Stefano Feltri, lui non c'era alla conferenza ma online in presa diretta ha elencato tutti gli errori e le inesattezze della Premier. I detrattori della Presidente del Consiglio insistono appunto su questa realtà parallela, questa narrazione che diverge dalla realtà dell'Italia e di chi la governa. Chi invece apprezza la Presidente del Consiglio, e saluto subito il deputato di Fratelli d'Italia Gianfranco Rotondi e l'intellettuale di area conservatrice Francesco Giubilei, avrà trovato nella prima uscita pubblica di Giorgia Meloni nel 2024 l'ennesima dimostrazione di una professionista della politica, di una fuoriclasse capace ad ogni risposta di trovare l'argomento giusto anche per contrattaccare e zittire gli avversari. Per parte nostra ci limitiamo a osservare che Giorgia Meloni ieri ha dimostrato ancora una volta di portare sulle spalle la solitudine del comando, quello della leader che si sceglie e sfida la propria avversaria, Elly Schlein, sia in televisione sia nelle urne. La solitudine della guida di una coalizione che da una parte difende il proprio alleato dalle inchieste che riguardano i suoi parenti, stiamo parlando di Matteo Salvini e dell'inchiesta Anas Verdini, ma dall'altra lo rimette in riga per quel che riguarda il tema molto scivoloso delle concessioni agli ambulanti e ai balneari, come del resto chiede il Capo dello Stato. E poi infine la solitudine di un capo del governo che continua a evocare complotti, pericoli di condizionamenti esterni senza però fare il nome. Io do il benvenuto anche ad Antonio Caprarica, giornalista che per anni si è occupato di regine e di regni, e allora chiedo a lui come ha trovato questa conferenza stampa della Premier nel secondo anno dell'era Meloni. Buongiorno Caprarica. Buongiorno, trovo la conferma di una difficoltà di Meloni a passare dal ruolo di leader di una piccola forza di minoranza che si è sempre sentita ghettizzata, sebbene questa autoghettizzazione avesse a che fare con la sua testarda connessione ad anni molto bui della storia italiana e non ad altre ragioni, diciamo. Ma è evidente che Giorgia Meloni fatica ad abbandonare quel ruolo e a passare invece a ricoprire il ruolo di Presidente del Consiglio di un paese, di un grande paese del G7, al quale dovrebbe mostrare anche una visione del futuro di questo paese. È molto brava, come giustamente tu ricordavi, ha una grandissima capacità dialettica e polemica, come si conviene, insomma, che ha affinato nei tanti anni di opposizione. Nessuno dubita che Giorgia Meloni sia una professionista della politica. Il punto è una professionista del governare? Ecco, su questo francamente mi permetto di avere dei dubbi. In più ha implicitamente riconosciuto la fondatezza delle critiche di coloro che le rimproverano l'incapacità di essersi circondate di una classe dirigente adeguata a questo compito. Quando ha richiamato, ha detto in modo molto brutale ed esplicito: io non sono disponibile a portarmi addosso il peso della mia enorme responsabilità se gli altri che dovrebbero condividerlo invece non lo fanno. E questo è un attacco diretto alle persone che le stanno accanto. Il punto però è che, certo, le persone che le stanno accanto non sono cadute da Marte, se le scelte lei.
Allora, visto che lo hai evocato, è stato uno dei passaggi più significativi, quello in cui indubitabilmente Giorgia Meloni ha mostrato la stoffa di una leader di partito, di coalizione, che nel caso non le manda dire a chi sbaglia. Il caso specifico era il deputato di Fratelli d'Italia, Emanuele Pozzolo, che ha sparato incautamente a quella festa di Capodanno, ma il suo sguardo si è allargato ai suoi e a chi talvolta non condivide la fatica di governare. Ripartiamo da queste parole. Sicuramente io non sono disposto a fare questa vita con la responsabilità che ho sulle spalle se le persone che sono intorno a me non capiscono quella responsabilità. Non accade spesso, per la verità, devo dire anche questo, però credo che per la responsabilità che noi abbiamo, per come io sto cercando di affrontare quella responsabilità, per come le persone che mi capita di frequentare di più, insomma, vedo che stanno affrontando quella responsabilità, penso che sia bene ricordare a tutti che abbiamo quella responsabilità. Ho molta più stima della classe dirigente di Fratelli d'Italia di quanta ne legga molto spesso sui quotidiani, ma anche qui non vuol dire, insomma, che non si possa lavorare sempre per continuare tutti a crescere, a fare sempre meglio il proprio lavoro, che in alcuni casi si sbaglia e che quando si sbaglia si debbano dare i segnali che vanno dati, come accade in tutte le migliori famiglie. Allora, Gianfranco Rotondi, lei che viene da una famiglia politica che non è quella di Fratelli d'Italia, quindi ha avuto modo anche di confrontarsi con la nuova classe dirigente di Fratelli d'Italia, lei che sensazione ha? C'è un po' di lassismo, un'atmosfera di una ricreazione che sembra non finire mai tra chi invece è chiamato a guidare il paese e a sostenere il governo tra i banchi del Parlamento? Ma io vado controcorrente perché sono presidente della Democrazia Cristiana dal 2004 e in questa legislatura ho scelto di sedere nel gruppo parlamentare di Fratelli d'Italia perché penso che il ruolo che la Democrazia Cristiana può avere oggi è di contaminare con le sue ragioni culturali, con la sua storia, che è storia del paese, un'esperienza straordinariamente nuova come quella di Giorgia Meloni. Voi dovete, lo dico come consiglio giornalistico, essendo anch'io una vita fa giornalista, dovete guardare a Giorgia Meloni come a una storia nuova. Io rispetto molto, per la stima che ho, Caprarica, che dice viene da una storia precedente, ma questa è una forzatura. Giorgia Meloni non viene da quella destra lì se non per essersi iscritta ad Alleanza Nazionale, non al Movimento Sociale, e non può diventare democristiana. È una che si sta impegnando in Europa, prima ancora che in Italia, a scrivere una storia nuova. Io le ho dato fiducia, gli italiani le hanno dato fiducia, e penso che naturalmente ci sia un tentativo di chi si oppone a lei di prendere in contropiede chiunque faccia una gaffe. Per esempio, io sulla vicenda che ha creato tanto turbamento nel giorno di Capodanno, devo dire che le parole più equilibrate le ho ascoltate da chi ha detto, dal Presidente del Senato, ad altri anche di opposizione, che il tema non è il deputato che aveva la pistola, perché aveva la legittimità di averla, secondo legge. Forse dovremmo fare tutti assieme una riflessione su questa idea che possiamo difenderci da soli, su questa cultura che si è radicata di una sussidiarietà pistolera, per cui lo Stato non ci difende e provvediamo noi. Forse qualche passo indietro in questo senso va fatto. Allora, Stefano Feltri, prima di arrivare da te, io devo andare, perché me lo chiede, in un mercato rionale. Isabella Ciotti, non a caso abbiamo scelto di ripartire da un mercato, perché quello degli ambulanti è uno dei temi di attrito anche istituzionale tra governo e capo dello Stato, ma è giusto anche che sentiamo da chi frequenta quotidianamente le bancarelle dei mercati che idea si è fatto di questa conferenza stampa, se era in cima alle sue preoccupazioni un po' come lo è stato per noi che apparteniamo al sistema mediatico e che dialoghiamo quotidianamente con la politica. Isabella.
online e quindi lì non ho avuto paura. Buongiorno Francesco, sono al mercato di Via Pavia a Roma, qua è municipio secondo. Mi correggono, Via Pavia è questa però. Via Pavia e Via Catania, scusate, mi siamo con correzioni geografiche. E sono con Luisella Orlando che stavano proprio commentando ampiamente il discorso della Meloni e su quello che dici tu, i temi quotidiani, mi diceva Luisella, non sono stati proprio affrontati, mi diceva più una conferenza politica che... Una difesa sull'entourage che ha, perché li ha presi non si capisce, non prende decisioni sui provvedimenti da prendere seri, per entrambi i casi successi, e poi non è professionale, i problemi non sono altri, immigrazione, fame, disoccupazione, tantissimi. Non è stata concreta. Poi alcune domande non ha risposto, ad altre non ha detto non so cosa dire. Per esempio il fatto di Salvini, poi ha detto che non deve andare in aula, per carità, chi lo vuole Salvini in aula, meglio vederlo poco. E poi io della Meloni contesto il suo atteggiamento come donna. Allora, ora si veste benissimo da Armani d'accordo, ma l'atteggiamento, cioè quel camminare all'avvenito, quel camminare all'avvenito, leccarsi le labbra, allora, cioè manca di classe. Manca di classe, ha detto Luisella, proprio... Vabbè, questo è un commento che riconosciamo, la cui legittimità riconosciamo a Luisella, ma il fatto che non sia professionale mi pare che tutti, anche i maggiori avversari, abbiano riconosciuto la sua capacità di districarsi anche con abilità sulle domande. Ma al di là del professionismo, che è una condizione richiesta a chi guida un paese, Stefano Feltri, che cosa non ti ha convinto di questa Meloni che ha inaugurato il 2024? Qualcuno dice è stata la conferenza che ha inaugurato la campagna elettorale delle europee. Ma diciamo il professionismo, bisogna vedere cosa si intende, cioè Giorgia Meloni non ha mai fatto un lavoro vero in vita sua e non ha neanche mai governato niente, quindi diciamo è una professionista della politica, non del governo come si osservava prima, e si è visto in questa conferenza stampa dove lei aveva delle risposte preparate e molto curate sulle vicende politiche e assolutamente il nulla siderale sulle vicende economiche che pure sono state poste. Ha detto delle cose che non solo, diciamo, che non sono giusto o sbagliate, sono proprio intrinsecamente assurde, quando ha detto per esempio che l'Italia cresce più della media europea, ma vediamo nei prossimi mesi come andrà prima di decidere se bisogna fare qualcosa sull'economia, manovre correttive o altro. Ha appena approvato una legge di bilancio che ha un orizzonte triennale programmatico, cioè il suo governo ha messo delle previsioni nero su bianco. Le chiedevano se quelle previsioni erano ancora attuali o no. Sul MES e il patto di stabilità ha detto delle cose che, voglio dire, facendo anche un'esegesi il più benigna possibile, non è riuscita a rispondere a una domanda assolutamente prevedibile, come dire, ma se avevate detto che voi approvavate il patto di stabilità solo se era conveniente all'Italia e tenevate l'approvazione del MES come carta negoziale, com'è possibile che ha approvato il patto di stabilità che dite che è sbagliato e il giorno dopo votate contro il MES? Non ha nessun senso. E l'unica risposta economica su cui era preparata, e questo ho trovato interessante, erano i numeri sulla Via della Seta, dicendo però anche lì un messaggio interessante, dicendo noi usciamo dalla Via della Seta con la Cina, certo, per aumentare l'interscambio con la Cina e per rafforzare i nostri rapporti con la Cina, anche questo diciamo bizzarro. Sulla sua presunta diciamo abilità comunicativa o nettezza di posizione su Fratelli d'Italia eccetera, voi avete fatto sentire solo un pezzo di quella risposta, di quell'intervento. Le avevano chiesto sostanzialmente uno cosa voleva fare per questo Pozzolo, ma due se non c'era un problema su fatto questo Pozzolo, oltre che a sparare alle feste, certo, di Capodanno sembra, scrivesse anche elogi di Mussolini sui social. E lei quando dice bisogna essere responsabili non sta dicendo abbiamo candidato diciamo una persona sbagliata, per usare un certo esempio. Dice uno può certe cose le può pensare ma non le può scrivere sui social perché adesso siamo al governo, questo è il suo messaggio, che io ho trovato, come dire, coerente con quella sua storia precedente che prima veniva evocata. Allora, visto che giustamente facevi notare che i passaggi riassuntivi che vi abbiamo proposto non completano l'interezza del suo discorso, voglio aggiungere, e così poi vengo a Giubilei e Fusani, un altro passaggio quando parla della sua classe dirigente e quando risponde all'accusa di una gestione familiare. Sarà vero, come dice Gianfranco Rotondi, che Meloni si è impegnata a scrivere una storia nuova, ma molti compagni sono molto vicini a lei in un cerchio che è un cerchio di natura familiare. Sentiamo Meloni.
questa accusa continua di familismo che viene rivolta a Fratelli d'Italia comincia a stufarmi. Allora voglio fare questo esempio. Nell'attuale legislatura ci sono almeno due coppie di coniugi, entrambi parlamentari. Sono entrambe a sinistra, una nel PD e una in Sinistra Italiana. Non ho mai sentito l'accusa di familismo e sa cosa? Sarebbe stato sbagliato farla. E come vale per le persone delle quali sto parlando, alle quali nessuno ha mai posto il problema del familismo e sicuramente non l'ho mai posto io, che ho rispetto della militanza politica, non accetto che questo lavoro si faccia con me, perché mia sorella è da dirigente, da militante da 30 anni di Fratelli d'Italia, lavora a Fratelli d'Italia. Ha ragione, forse la potevo mettere in una partecipata statale come è stato fatto per diversi altri parenti, ma non me la sono sentita, l'ho messa a lavorare al partito mio. Allora, Francesco Giubilei, lei che è un intellettuale organico a questa nuova destra europea conservatrice, le domando forse di quella nuova storia che si incarica di scrivere Meloni, come dice Rotondi, forse è mancata un po' una visione, si è parlato poco della prospettiva dell'Italia del 2027, si è parlato di futuro solo per quel che riguarda l'architettura istituzionale sottesa alla riforma del premierato. Ma io credo che Giorgia Meloni sia uscita molto bene da questa conferenza stampa per una serie di motivazioni. Ha sistemato anzitutto delle figure evidentemente interne anche al suo partito che si sono rivelate inadeguate, cito il caso del parlamentare Pozzolo, che secondo me ha fatto molto bene a sospenderlo. Dall'altro lato ha depotenziato totalmente gli attacchi che le erano stati rivolti anche nel ore precedenti la conferenza stampa da parte dell'opposizione, sia sul caso Pozzolo, sia sul caso per esempio dei balneari, in cui ha detto bisognerà intervenire, riprendendo anche le parole del presidente Mattarella. E poi mi fa un po' sorridere il fatto che negli ultimi mesi abbiamo ascoltato anche tanti giornalisti, una parte della stampa progressista, dire il presidente del Consiglio si sottrae alle domande, il presidente del Consiglio non si presenta in conferenza stampa, svia, svicola, e quando in realtà si è presentata giustamente alla conferenza stampa di fine anno e rispondendo alle domande non mi pare che sia stata mai messa in difficoltà. Poi possiamo discutere sul fatto, come è stato, come è emerso in queste ore, che la modalità con cui viene realizzata questa conferenza stampa, in cui i giornalisti non possono replicare, è una modalità che può essere rivista. Però sottolineo il fatto che, come in questo caso, ma anche in altri casi sull'accusa di familismo e non solo, la conferenza stampa è sempre stata realizzata così, con certo. Draghi, con Conte, con Renzi, con Gentiloni. Non è che noi cambiamo le regole quando c'è il centrodestra, è chiaro. Ci piacciono. Allora, Claudia Fusani, giornalista che non ha mai avuto peli sulla lingua e lo ha dimostrato in tante occasioni, oggi su Riformista tu dici, alla Meloni do un 3 in quanto capo del governo, do un 7 in quanto leader politico e leader di coalizione. 3 più 7 fa 10, la media fa 5, quindi comunque una bocciatura, Claudia. Assolutamente sì, non avevo pensato alla media. Allora, ci sono tanti punti, comunque diciamo che partiamo da qui. La conferenza stampa. Allora, caro Giubilei, la Presidente del Consiglio ha fatto la leader della maggioranza e non ha risposto a nessuno. Le prime 10 domande, le prime 7-8, erano tutte domande positive, domande serie. Io nel mio piccolo ho fatto una domanda, penso, seria. Sono partita dalla vita reale, quella che diceva la signora. Sono partita dalla lista di emergenze che ha fatto il Capo dello Stato, sanità, giovani, lavoro povero, lavoro non qualificato. Io ho chiesto con quali soldi lei pensa di andare a soddisfare una lista di emergenze che il Capo dello Stato ha fatto a fine anno e che quindi non era soddisfatta nella appena votata legge di bilancio. Risposta: è troppo presto, non mi può chiedere questa cosa. Ha appena spiegato con più autorevolezza di me Feltri che il bilancio, la previsione è triennale. Quindi una che ti risponde troppo presto, già lì c'era da dirgli scusi, si accomodi. Secondo, addirittura, ma gli ho detto il DEF lo devono fare aprile, tra 90 giorni, non tra 90 anni. Anche lì troppo presto, non lo so. Io con tutte le domande a seguire, le prime 7-8 erano tutte domande, il collega ha chiesto sul MES, il collega della stampa, il collega del manifesto ha chiesto sugli extra profitti, sì. Sugli extra profitti ci ha detto che loro li hanno fatti gli extra profitti, e non li ha fatti, allora la formula non consente di fare questa replica e di dire, certo. Poi possiamo discutere sul fatto che quelli, i colleghi a seguire avrebbero potuto incalzare su una serie di incongruità, però ognuno aveva la sua domanda. Allora, un premier serio
un premier, io uso questa parola non a caso, serio, si assume la responsabilità del proprio incarico. Chiaro. E non si mette a parlare di familismo, di gossip, non ce ne frega nulla. Familismo, ci dice però come... l'ha risposto Claudia perché le è stata posta una domanda, dice, scusami, su quell'argomento lì. Ci dice lì. Lei come prende in mano questo paese, ci dice dove trova lei però le risorse. Se le sia sempre assunte le proprie ci responsabilità. Ci dice dove trova le risorse, ci dice qual è la visione industriale del paese. Il collega del Corriere della Sera gli ha chiesto, gli ha fatto il caso Intel. Intel dovrebbe aprire una grossa azienda in Italia di chip. Il chip, sappiamo che il microchip è un settore strategico pazzesco. C'è tutta una strategia per riportare in Europa la produzione di queste cose. L'Italia è scomparsa da questa cosa. E lei dice, sì, dobbiamo ridurre la burocrazia e la giustizia. Da quant'è che parliamo di burocrazia? Incisiva quando parla di politica, fumosa quando parla di prospettive per il paese. No, dico un'altra cosa, scusami. La domanda su Pozzolo, sì. Come si chiama, cioè c'è stato chiesto in tutti i modi di farla per prima. Ah. Ci siamo rifiutati di farlo. Allora, questo è interessante, è un buon retroscena. La Presidente del Consiglio doveva rispondere il 1° gennaio a quel problema lì, non il 4 in conferenza stampa, chiaro? Questo è interessante. Tu giustamente dici, il DEF si fa ad aprile, però prima di aprile il Governo e il Parlamento dovranno mettere mano a una questione molto urgente e ce lo richiama il Capo dello Stato, il tema degli ambulanti e poi dei balneari. Anche lì non ha risposto. E allora, torniamo, adesso lo analizziamo. Perché giochiamo così, abbiamo illustrissimi commentatori e abbiamo una finestra aperta sui mercati rionali di questo paese. Isabella Ciotti. Facciamo il nostro dovere civico. Illustrissimi commentatori davvero anche qua, perché io al mercato ho trovato Orlando Lentini, che è un politologo in pensione, e mi stava parlando in modo molto approfondito anche lui della conferenza. In particolare mi stava parlando del rapporto di Fratelli d'Italia con la Costituzione. Sì, diciamo che i partiti post-fascisti e tardo-fascisti hanno vissuto praticamente dentro la Repubblica Democratica di questo paese, sono stati in tutto sommato accolti e lasciati vivere, però hanno sempre avuto un enorme disagio nei confronti della Costituzione, che non soltanto è repubblicana ma è anche fascista ed è democratica. Diciamo che secondo me i partiti della destra, quindi Berlusconi, lo stesso Salvini e ora la Meloni, in sostanza devono in qualche modo farsene una ragione. La Costituzione, quando è stata approvata, è stata praticamente il disegno di un nuovo paese, di una nuova Italia. Loro in questa nuova Italia si sono sempre trovati ai margini e non solo con disagio. Allora, Isabella, noi apprezziamo le considerazioni che anche in un mercato si possono fare a proposito della natura politica. Altro della destra, che, soprattutto della sinistra. In un mercato. Stiamo però nel vivo delle questioni. Sulla Rotondi, conferenza, stiamo sulla Rotondi, conferenza. Arrivo da lei, visto che si parla di mercati ed sarà una delle prime questioni da risolvere. Sentiamo Giorgia Meloni, che cosa ha detto a proposito della lettera del Capo dello Stato al DDL concorrenza, la clip 13. L'appello del Presidente non rimarrà inascoltato, credo che su questo occorrerà valutare nei prossimi giorni con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri interessati l'opportunità di ulteriori interventi chiarificatori sulla materia. Per quello che riguarda il tema dei balneari, l'obiettivo del governo chiaramente è una norma di riordino che ci consenta intanto di mettere ordine alla giungla di interventi, pronunciamenti che si sono susseguiti, che necessita ovviamente di un confronto con la Commissione europea per arrivare al duplice obiettivo, da una parte di scongiurare la procedura di infrazione e dall'altra di dare certezza agli operatori, che è sempre stata una delle nostre priorità. Allora, Gianfranco Rotondi, non appena abbiamo notizia che il Capo dello Stato ha inviato una lettera motivata alle Camere e a Palazzo Chigi, Matteo Salvini è salito sulle barricate a difesa di ambulanti e balneari. Mi pare che Giorgia Meloni abbia un intento diverso su questo dossier rispetto a quello che poi ha dimostrato sul MES, in cui ha dovuto seguire la posizione oltranzista di Salvini. Questa volta lo dovrà mettere in riga. Ma io ho fatto parte del governo Berlusconi e so qual è il rapporto tra Quirinale e governo.
e direi che è un rapporto fisiologico, quindi è normale che il Presidente della Repubblica eserciti le proprie prerogative esprimendo le perplessità quando le nutre. E se penso ai rapporti dei governi precedenti di centrodestra, devo ammirare il carattere idilliaco dei rapporti tra il presidente Mattarella e il presidente Meloni, perché anche nella conferenza stampa Giorgia Meloni si è subito fatta carico di recepire le perplessità del presidente e di assicurare un seguito, un itinerario, un percorso alle correzioni necessarie. Anche tu, Antonio Caprarica, vedi un rapporto idilliaco tra Colle e Palazzo Chigi? No, io vedo un rapporto che è caratterizzato fondamentalmente da uno straordinario senso di responsabilità del primo magistrato della Repubblica. Noi siamo un paese fortunato ad avere Mattarella come Presidente della Repubblica, perché il suo senso di equilibrio e il senso delle istituzioni è quello che finora ha protetto il paese da molte sbandate. Mattarella ha sempre fatto sentire la sua voce e i suoi chiami. Ma mi dica il dottor Caprarica, da cosa proteggere questo paese? Dalla democrazia che ha cambiato colore al governo? È questo che vi preoccupa? No, assolutamente no, caro. Non vedo, qui sta mostrando una coda di paglia ingiustificata, perché non era affatto a questo che mi riferivo. Ha protetto il paese da tensioni istituzionali che avrebbero ben potuto verificarsi, perché come lei sa, basta dare un'occhiata. Perché non ci sono mai state? Se non ci sono mai state, se mi permette, per il grandissimo senso di equilibrio e di responsabilità con cui Mattarella sta esercitando il suo mandato. Quindi io adesso non voglio fare naturalmente la storia. Questo è anche il mio punto di vista. No, però ma io ecco, ma allora mi lasci senso dello Stato del Presidente allora del Consiglio. Lasci finire di parlare, perché lei da buon vecchio democristiano sa che i suoi leader storici non interrompevano i giornalisti quando parlavano. Allora mi lasci finire di parlare e le assicuro che le mando un po' di copie di Tribune Politiche, così giusto per allora Rotondi, la prego. Ma vorrei finire di parlare, insomma. Rotondi quest'oggi, stamattina, lo vedo molto sensibile sul tema del passato del partito nel cui gruppo parlamentare è entrato. Io capisco perfettamente l'operazione di Rotondi. Una volta a sinistra questo si chiamava intrismo, quando un gruppuscolo extraparlamentare tentava di condizionare la linea di un grande partito entrando in quegli organismi. Rotondi ha un disegno, la costruzione di un grande partito conservatore democratico italiano sulla falsariga dei conservatori inglesi e di altri partiti conservatori in Europa. Però Rotondi se ne deve fare una ragione. Il nucleo fondativo di questo ipotetico partito conservatore italiano, che ancora non vediamo, affonda le radici in quel simbolo che ostinatamente Fratelli d'Italia continua a tenere, che è quella bara e quella fiamma. Allora non mi importa che Giorgia Meloni sia troppo giovane per essersi iscritta all'MSI, ma faceva parte tuttavia di un gruppo che l'MSI ha le sue radici, la famosa sezione missina di Colle Oppio. Ma non è di questo che stavo parlando delle tensioni istituzionali. Vogliamo parlare di Salvini? A lei sembra normale che il ministro delle infrastrutture, nonché vice premier di questo governo, al rilievo assolutamente inappuntabile del capo dello Stato, se ne venga fuori con una lettera in cui praticamente gli dice di pensare ai fatti suoi e di non curarsi della procedura di infrazione che l'Italia sta per rischiare se non prende provvedimenti sui balneari? Questo intendo quando parlo di equilibrio del Quirinale dinanzi a comportamenti talvolta piuttosto svalvolanti della coalizione. Stefano Feltri, qui voglio arrivare, voglio parlare del ruolo di Salvini, mettendo sullo sfondo quello che è successo sul MES, dove la maggioranza ha deciso di non ratificare il trattato e andare al conflitto con l'Unione Europea, e quello che potrebbe succedere con i balneari. Perché ieri Giorgia Meloni ha parlato di Salvini difendendolo invece da il fango che gli arriverebbe dalle inchieste che riguardano suoi diretti congiunti, segnatamente il cognato Tommaso Verdini, nell'ambito dell'inchiesta ANAS. Sentiamo le sue parole e poi Feltri, sono da te. Penso che sulla questione
bisogna attendere il lavoro della magistratura, gli sviluppi, se è necessario commentare quelli e non commentare i teoremi. Sicuramente quello che io ho letto è che le intercettazioni fanno riferimento al precedente governo. Salvini non viene chiamato in causa e quindi non ritengo che Salvini debba riferire in aula su questa materia. Da quello che so io, l'unica tessera di partito che Tommaso Guardini ha preso era quella del PD, ma nessuno di noi ha detto che il PD era coinvolto in questa materia. Mi pare che con questo governo affaristi, lobbisti e compagnia cantante non stiano passando un bel momento e non escludo che diversi degli attacchi scomposti che arrivano alla sottoscritta e a questo governo siano anche figli di questa dinamica. Feltri. Ma a me sembra che quelli che Giorgia Meloni chiama affaristi, lobbisti e altro con questo governo siano felicissimi, cioè la ricostituzione di un progetto come il ponte sullo stretto di Messina, che in 30 anni o 40 anni è costato 600 milioni di euro solo di consulenze e altro, è il tripudio dell'affarismo, lobbismo, eccetera. Poi non è vero quello che dice Giorgia Meloni in conferenza stampa, perché l'inchiesta della magistratura, che secondo me, diciamo, lo dico da persona che ha sempre seguito queste cose, non è solidissima, perché non ci sono evidenze chiare di questi scambi corruttivi o altro, però riguarda attività di questa società di lobbying riferibile al giro di Tommaso Verdini, che riguardano anche vicende recenti, come appunto perfino le nomine dei dirigenti dentro la società del Ponte sullo Stretto di Messina. Quindi non è vero quello che dice. Le connessioni dirette con Salvini, a parte l'entusiasmo degli intercettati per il ritorno al governo di Salvini, sono al momento non così nette da far pensare a, come dire, una pistola fumante immediata. Detto questo, Salvini è il ministro delle infrastrutture. È normale e fisiologico che le opposizioni gli dicano di venire a riferire in aula su quali sono i suoi rapporti con questa società di lobbying e con questi soggetti. Questo per una ragione molto semplice. Non perché ci si aspetta che lui venga lì e racconti tutta la verità, diciamo, certo, così, ma perché se lui racconta una versione che poi si rivelerà smentita dai fatti, gliene si possa chiedere conto, come è stato per esempio per Daniela Santanchè, quando ha sventolato in aula il casellario giudiziale dicendo che lei non era indagata, mentre sapeva di essere indagata da 6 mesi. Ecco, le opposizioni chiedono questo e, secondo me, in una democrazia ai ministri spetta sottoporsi a questo vaglio. Allora, Giubilei, Giorgia Meloni difende Salvini rispetto a un'inchiesta che non lo riguarda, ma che riguarda le competenze del suo ministero per dire sui balneari, sugli ambulanti, si riga dritto e non si fa come col MES? Ma io proporrei intanto di introdurre un nuovo reato, che è il reato di fidanzamento, perché ad oggi questa vicenda del caso Verdini, le fattualità ci dicono che Matteo Salvini non è indagato, ci sono una serie di persone che sono state più o meno intercettate in cui millantano credito dicendo noi conosciamo Salvini, però fattualmente non c'è nulla, quindi è giusto che secondo me Matteo Salvini non vada a riferire, non essendo indagato, non essendo neanche legato poi direttamente a questa vicenda. Io credo che da parte di Giorgia Meloni ci sia anche la volontà di tenere unita la coalizione in una fase particolarmente delicata come quella in cui ci stiamo entrando, che è quella ovviamente delle elezioni europee, certo, perché noi ben sappiamo che le elezioni europee si vota con il proporzionale, sia a destra come a sinistra verrà tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, anche a destra tra Lega, Forza Italia e Fratelli d'Italia ci sarà evidentemente una competizione elettorale. Allora, ne parliamo tra poco, anche perché Giorgia Meloni di fatto ha anticipato la sua possibile candidatura. Un attimo solo, che devo andare ai mercati. Parlavamo di concessioni agli ambulanti. Isabella Ciotti, credo che oltre ai politologi in pensione che comprano le zucchine, forse avrà anche con noi un commerciante che forse deve ammainare la bandiera del no alla Bolkestein. La zucchina costa troppo. Non è stagione, non bisogna comprare le zucchine. No, anche in stagione costa. Isabella, più di 5 euro che danno Bolkestein. C'è un cartello, c'è l'Italia. Ne ho due, Francesco, con me, di ambulanti storici. Ti faccio vedere solo così, a titolo di esempio, quanto sono storiche queste concessioni. Questa è del 62, è della concessione di Alberto che ha il banco qua. Ma io sono qua con Alfredo Patitucci e Maria Grazia Torre. E volevo capire un po' che cosa pensate di quello che sta accadendo rispetto a quello che ha detto Mattarella e quello che ha ripetuto ieri la Meloni. Allora, buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità che ci date. Il nostro, diciamo,
pensare il perché arrivare al rush finale, visto che c'è stata una tempistica sia a livello governativo che il presidente Mattarella ha messo in evidenza il problema che sul decreto concorrenza erano incluso anche il rinnovo delle concessioni. Perché arrivare fino alla fine? Cioè, doveva non pensarci mio, prima. Secondo me sì, secondo me sì. Poi signori, se mi permettete, qua siamo un negozio all'aperto. Non è questa la sua concessione, questo è solo un esempio. Sì. Scusami, Alfredo ha preso la concessione nel 97. Certo. Un attimo solo, che Claudia Fusani vuole rivolgere una domanda semplice. A questo ambulante. Da quanto tempo lei non rinnova la concessione? Da quanto ha in essere la sua concessione? Da quanti anni? Fino a poco tempo fa le concessioni, cioè il rinnovo ogni 10 anni era automatico. Automatico. E le pare normale questo? Poi con l'entrata della direttiva, sì. Perché secondo lei è anormale, secondo lei, una concessione che ho acquistato... È anormale, mi scusi signore. Con un notarile. Ma sì, ma ci deve essere un rinnovo molto più frequente, deve essere messa sul mercato, perché allora diventa un negozio, capisce? Un negozio, come lei sa bene, ha dei costi completamente diversi. Il lavoro a chi già ci lavora sopra. Di mura. E allora voi non potete diventare un negozio perché avete le concessioni che si rinnovano di 12 anni in 12 anni. Come ha fatto esattamente questa legge sulla concorrenza, che è un falso. Allora, con tutto il rispetto per il vostro lavoro, perché io ho grande rispetto e sono una vostra cliente, perché io adoro andare per banchi, va bene? Però voi questa cosa la dovete capire, certo, che sono concessioni che devono avere dei tempi di vita più ristretti. Allora, dobbiamo andare in pubblicità, Isabella, tieni con te tuo ospite, capiamo immediatamente che questo sarà un tema spinoso, anche perché quello è uno dei pezzi dell'elettorato storico di una destra che si appresta, come la sinistra, all'appuntamento di giugno. Ci ripartiamo da qui, dopo la pubblicità. Anche stavolta non ci hanno visto arrivare. Incoronata dalle primarie, contro ogni pronostico sul favorito Stefano Bonaccini, Elly Schlein, meno di un anno dopo, ha deciso che per le regionali e le amministrative 2024 le primarie non servono più, in nome del campo largo. Non mi è piaciuto che si pensi che il candidato presidente possa essere scelto premiando la necessità di equilibri nazionali. L'archiviazione della giornata democratica dei democratici in Sardegna è costata la lacerazione con uno dei fondatori del PD, Renato Soru, che ha lasciato i Dem che hanno scelto di appoggiare la candidata del Movimento 5 Stelle, Alessandra Todde. I gazebo non sono in programma in molti comuni di peso che andranno al voto in primavera. Non ci sono stati per designare il dopo Nardella a Firenze. Matteo Renzi, che deve l'ascesa alle primarie del 2009, ora chiama ditta un PD che le rinnega e avverte Schlein sulla tenuta della leadership, nonostante i riconoscimenti. Ogni momento ha il suo federatore e io credo che lei lo possa benissimo essere. Il problema è di farsi federare. Se l'ispirazione della segretaria è l'Ulivo di Prodi, che la benedetta federatrice del centrosinistra, a patto di capire chi ci sta, l'alleato competitor Giuseppe Conte sembra preferire il lavoro da solista per gettare le basi del sorpasso. Se Elly Schlein può essere federatrice, io mi auguro che lo sia. Sia una grande federatrice delle correnti del PD. La sfida cruciale delle europee potrebbe costare a Elly Schlein non solo il ruolo di federatrice. Non sono appassionata d'asticelle, lo so che voi siete appassionati, riesco a seguire su questo. No, perché anche questo si dice nel PD, che se prende sotto il 20% Schlein va a casa. Guardi, io ho un mandato per 4 anni per farla segretaria di questo partito e portarlo alle prossime elezioni politiche. Antonio Caprarica, nel giugno del 2024, data delle elezioni europee, in tanti si giocheranno il collo. Qualcuno dice che ieri Giorgia Meloni abbia scelto Elly Schlein come sfidante perché vuole scommettere sullo sfidante più debole. È così o in realtà Giorgia Meloni ha capito che sarà Elly Schlein, volente o nolente, la leader del maggiore partito di opposizione anche dopo le europee?
Ma onestamente, che cosa abbia spinto Meloni a indicare Schlein, diciamo, come sfidante? Bisognerebbe chiederlo a lei. Però, per quanto vista dall'esterno, la sensazione è che Schlein sia l'avversaria ideale per Meloni. E dinanzi a Meloni, quando si parla del Movimento 5 Stelle, noi ormai, siccome fa parte, è una parte decisiva ovviamente dell'opposizione, si tende a dimenticare la natura, starei per dire anfibia, del Movimento 5 Stelle. Anfibia. Cioè il Movimento 5 Stelle è quel movimento, per dire, che recentemente ha salvato in Parlamento il governo Meloni. Sarebbe bastato che il Movimento 5 Stelle non avesse rinnegato il suo antico voto a favore del MES perché il governo andasse sotto. Quindi, di fatto, il famoso antagonista Conte è stato il principale supporter di questo governo. Cioè, la verità è che Conte, per una parte almeno, punta a razzolare in praterie che sono care anche a Meloni. Quelle di un certo populismo sovranista. Tutta la polemica di Conte sul patto di stabilità, sull'Europa, è intrisa di anti-europeismo, è intrisa di parole d'ordine che furono anche della destra sovranista. Allora è chiaro che a Meloni conviene di più Schlein, perché in Schlein lei può colpire l'immagine storica di una sinistra che ha sempre descritto come una sinistra che ha occupato il potere per decenni mettendoci con pochi voti i suoi esponenti. Fusani. Avendo seguito tutta la conferenza stampa, non sono così sicura che Meloni abbia individuato Schlein come la sua opponente principale. Lì è stata una domanda specifica di Sky che ha chiesto se volesse confrontarsi, eccetera. Però se devo valutare la scelta dell'opponent, cioè dell'avversario politico con cui confrontarsi maggiormente, in base al numero di volte in cui Meloni ha indicato Schlein o Conte, penso che vincerebbe Conte. Quindi, secondo me, Meloni deve ancora capire chi è il suo opponent vero. E Conte sarebbe un opponent più difficile per Meloni, Schlein mi perdonerà, tra virgolette, un po' più facile. Conte perché ha una parte del suo elettorato che sa che risponde a dei codici che sono tipici della destra. Allora, voglio sentire su questo Stefano Feltri, perché nel frattempo però Elly Schlein ha archiviato un pezzo del patrimonio del Partito Democratico, le primarie, sull'altare di un campo largo, alleanza giallorossa, rispetto alla quale Conte sembra essere molto reticente. Sì, allora, no, intanto devo correggere una cosa che ha detto Caprarica prima, perché è vero che i 5 Stelle hanno fatto un voltafaccia sul MES, hanno rinnegato un accordo che il loro governo aveva sottoscritto in Europa, ma non sono stati decisivi per l'approvazione, perché erano solo 34 voti, non sarebbero bastati a far passare il MES, quindi è stato un calcolo tattico di Conte. Detto questo, le primarie nel PD sono state usate spesso a corrente alternata, seconda anche del progetto politico che c'era dietro. Diciamo, l'obiezione che avessi sentito nel vostro servizio di Renato Soru è palesemente assurda, perché se c'è una scelta di fare una coalizione e di scegliere un candidato all'insegna della coalizione, non ha senso fare delle primarie di partito. Al massimo avrebbero fatto delle primarie di coalizione, che sarebbe un'altra cosa. Voleva di coalizione, Stefano, voleva di coalizione, Soru. Infatti, dico, che è una delle N opzioni sul menù. Cioè, una primaria, cioè le primarie non sono, per quanto sembri magari un po' politologico ai nostri ascoltatori, non sono bianche e nere, o si fanno o non si fanno. Si sceglie quando farle e per cosa farle. Allora, Elly Schlein sta cercando, secondo me, di fare l'unica cosa che può fare, per le ragioni che diceva anche prima Claudia Fusani, cioè perché è una leader tutto sommato debole, sta cercando di fare una leader di coalizione. Cioè lei ha un'unica speranza di sopravvivenza, che alle europee vada il PD decentemente e il Movimento 5 Stelle non la superi, e quindi diventi chiaro che l'unica traiettoria possibile per questo strano centrosinistra è di aggregare due debolezze. Se Elly Schlein va male e Conte la supera, a quel punto o Conte si mangia il centrosinistra, oppure il centrosinistra è destinato a una competizione tra due movimenti, il 5 Stelle e un PD
a quel certo. punto è necessariamente movimentista, che però lo condanna a perdere per sempre, perché la legge elettorale non vede questa possibilità di vittoria. Quindi... Allora, se il campo della sinistra è ancora in cerca di un leader, di certo quello della destra un leader ce l'ha, che è pronta anche a scendere nell'agone delle europee per sfidare gli avversari, sempre che gli alleati non abbiano paura di una lievitazione di Fratelli d'Italia. L'ho detto chiaramente Giorgia Meloni, sentiamola. Sul tema della candidatura alle europee è una decisione che non ho ancora preso. Come lei sa, io sono, diciamo, persona per la quale niente conta di più che sapere di avere il consenso dei cittadini, per cui tutte le volte che io ho avuto l'occasione di misurarmi col consenso dei cittadini l'ho fatto. Anche ora che sono Presidente del Consiglio, secondo me misurarsi col consenso dei cittadini sarebbe a maggior ragione una cosa utile. Penso anche che diciamo, una mia eventuale candidatura potrebbe forse portare anche altri leader a fare la stessa scelta, penso nell'opposizione, e potrebbe anche diventare un test di altissimo livello, quindi un test democratico molto interessante. Allora, Rotondi, due questioni. Giorgia Meloni ha scelto Elly Schlein come avversario privilegiato perché intravede una sua maggiore debolezza rispetto a Conte, e poi se Meloni si candida alle europee, fa il pieno, non rischia un successo clamoroso di Fratelli d'Italia di rendere più fragile una coalizione che a quel punto vedrebbe due alleati, Forza Italia e Lega, nel ruolo di soci ancor più di minoranza? Perché vai così lontano? Ma non è la Meloni a scegliersi l'avversario, è la politica e la matematica che dice chi è l'avversario. C'è un campo largo in allestimento di cui il Partito Democratico ha la golden share, la maggioranza dei consensi, la guida operativa. E la leader è la Schlein, che io non considero affatto debole. Anzi, devo essere sincero, intanto... Non tocca a me elogiarla, io ho una certa ammirazione per la Schlein. Mi ha deluso un po', mi aspettavo molto di più, mi aspettavo anche molti più fastidi per il governo, onestamente. E quindi non credo che la Meloni abbia voluto scegliere l'avversario più facile, ha scelto l'avversario che c'è. Poi se i risultati delle europee cambieranno i numeri del centrosinistra, ammesso che ci sia il centrosinistra e che Conte si riconosca in questa definizione, perché poi campo largo è bello, ma non si capisce quali alberi fioriscono in quel campo, il nuovo ulivo, altri alberi, non si capisce niente. E quanto alla candidatura di Giorgia Meloni alle elezioni europee, io la auspico, per le ragioni che ha detto Capranica, di cui non mi offendo, perché quando... mi associa ai gruppuscoli che facevano il dentrismo, e dice una cosa che in parte io condivido, e cioè io non ho mai condiviso l'idea che la Democrazia Cristiana, che io ho riportato in Parlamento da 20 anni, potesse di colpo da Rotondi tornare alla maggioranza relativa. Io trovo che il seme popolare, il seme democristiano, vada fatto fiorire in un campo nuovo, e spero che l'idea di Giorgia Meloni di un campo conservatore nuovo possa contenere ed allargarsi a questi spazi. E vorrei dire anche che ho sentito parlare delle radici, le fiamme, ma Giorgia Meloni, il suo movimento Fratelli d'Italia, non nasce né dal Movimento Sociale né da Alleanza Nazionale, ma da una scissione del Popolo delle Libertà, certo, fondato da Berlusconi, e loro sono Giorgia Meloni e Crosetto, che proprio di destra non è, ed escono da quel partito su una domanda di maggiore democrazia, primarie, congressi, scelte della classe dirigente dal basso. Io questa scelta non l'ho fatta. Chiaro, allora, visto che lei insiste, Rotondi, di averla fatta, su questa nuova storia, nuovo soggetto, chiedo a chi ci lavora dal punto di vista culturale, Giubilei, ma lei ha notato dei semi di questo nuovo partito conservatore, questo nuovo partito della nazione che avrebbe in mente Giorgia Meloni? Ma mi sembra che Giorgia Meloni stia portando avanti un percorso che è iniziato, se vogliamo, nel 2018-2019, quando è diventata Presidente dei
conservatori europei dell'ECR, che ha avuto il suo apice nel momento in cui è stata eletta Presidente del Consiglio, e credo che il cerchio si dovrebbe chiudere con le elezioni europee del prossimo anno, in cui il disegno di Giorgia Meloni è evidentemente quello, l'ho detto peraltro anche ieri in conferenza stampa, di far sì che vi sia un cambio di maggioranza all'interno delle istituzioni europee, che sia basato su una grande alleanza tra l'ECR, quindi il gruppo dei conservatori, e il Partito Popolare Europeo. Ieri è stata detta non da parte dei voti. Esatto, però ieri è stato detto un passaggio importante da parte della Meloni, forse non se ne è parlato. No, AfD Le Pen, no. Sì. Esattamente. Il discorso qual è? Peccato che sono lo stesso. Il disegno, no, io credo che il disegno che si andrà a creare è questo: una grande alleanza tra ECR, PPE, parte dei liberali e parte di Identity and Democracy. Non ci dimentichiamo che Ursula von der Leyen è stata eletta, e questo non viene ricordato, con i voti di Orban e con i voti del PIS. Il sistema europeo è diverso da quello italiano, ci potrebbe essere un cosiddetto appoggio esterno che include anche i voti, per esempio, della Lega, di una parte di D, ma non dell'FD, perché c'è un... Allora, Fusani, il mercato di via Pavia o via Catania, che dir si voglia, a Roma, mi richiede la linea perché devono rispondere alle osservazioni molto polemiche che hai fatto sulla lunghezza delle loro concessioni. Isabella. Sul principio di questo rinnovo automatico, Alfredo. Alla Fusani ti voglio fare una domanda. Se io sono stato per ben 30 anni sempre congruo con l'ufficio delle entrate, aver pagato sempre l'INPS, io a 55 anni quale certezza ho di poter lavorare ancora, continuare? Andare a bando significa che nel bando sono gli inseriti gli over 35. Io quale tutela ho io? Io ho creduto in questo lavoro, io ho dovuto acquistare un furgone, ho fatto un finanziamento di 25.000 euro. Come faccio a pagare? La tutela dell'investimento fatto. E tutto questo fa parte, ma lei ha ragione da vendere, e tutto questo dovrà far parte del bando di gara del posto, che deve riconoscere a chi lavora e ha fatto investimenti per 30 anni, deve riconoscere un plus rispetto a chi comincia. Lei ha ragione, le do assolutamente ragione. Però, ma anche nel suo interesse, quei posti vanno fatti girare, perché magari, oltre a lei che ha ancora molta voglia, eccetera, eccetera, magari c'è qualcun altro che ha meno voglia, quindi sta lì un po' per... No? Allora. Perché ce l'ha... Vedi, dottoressa Fusani... Signore, guardi, dobbiamo fermarci, che siamo negli lunghi. Ultimi anni... La aspettiamo nuovamente e torneremo nuovamente al suo mercato, perché è un tema questo che terrà banco almeno per tutto il mese di giugno. Grazie a lei, grazie a Giubilei, a Rotondi, a Feltri, a Caprarica, grazie a Fusani che resta ancora qui con noi. Entriamo nella vita comune dei cittadini. Dalla novità di questo 2024, finisce il mercato tutelato dell'energia. Dopo il break. Quattro minuti dopo le 12 è il momento delle notizie del TG di La 7. Luca Speciale, ben ritrovato. Buongiorno a te Francesco, buongiorno a voi. Allora Francesco, oggi parliamo subito dei dati Istat con l'inflazione del 2023 in frenata, diciamo così, più 5,7% su base anno rispetto all'8,1 del 2022. Dunque un segno di frenata anche a dicembre su novembre, base annua. Sempre. Peraltro terzo trimestre del 2023 con un aumento per quanto riguarda reddito, propensione al risparmio e capacità di spesa, insomma, delle famiglie. Nel telegiornale, a ricaduta di quelle che sono state le parole della lunga conferenza stampa della Premier Meloni ieri, ci sarà un'ampia pagina politica. Ti dico che rispetto alla situazione di conflitti internazionali e di allerta che c'è, anche la Cina oggi è dovuta intervenire per chiedere la moderazione delle parti dopo lo scambio di colpi di artiglieria tra Pyongyang, Corea del Nord e Corea del Sud, che appunto hanno sparato sulle isole di confine, diciamo così. Per quanto riguarda la cronaca, tra le altre cose c'è stato un
probabilmente un doppio omicidio collegato nell'Agrigentano. Due donne sono state trovate morte in due case diverse, non distanti tra loro, una addirittura carbonizzata, due donne rumene, indagano i carabinieri. Ci vediamo alle 13.30, grazie Francesco. Allora, grazie Luca Speciale, buon lavoro. Finalmente, in carne ed ossa, Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia, la vediamo sempre collegato dalla sua Bologna. Parliamo proprio dei temi a cui accennava Luca Speciale. Da una parte gli indici statistici fotografano un calo della inflazione, sarà così anche per quel che riguarda le materie prime. Veniamo da un anno sulle montagne russe. Saluto e ringrazio Francesco Macri, manager nel campo dell'energia, presidente di Estra, presidente di Confservizi. Saluto e ringrazio Alan Friedman, giornalista economico statunitense, appassionato e innamorato della nostra Italia. Allora, Davide Tabarelli, iniziamo il 2023 con dei prezzi fuori controllo. Il 2024 inizia con il raddoppio delle crisi belliche, non solo la guerra in Ucraina, ma anche le crisi in Medio Oriente. Petrolio e gas rischiano di subire una nuova infiammata? No, non c'è rischio, siamo già a calo. Noi nel petrolio, anzi, un po' quasi delusi, che non è bello da dire, ma ci chiediamo com'è che non sale. Anche stamattina siamo a $74 per barile del Brent. Stiamo ricordando in questi giorni, ce l'hanno ricordato i matti di Hamas, i 50 anni dello Yom Kippur dell'ottobre del 73, Nixon, Kissinger, la crisi, l'OCSE che fa l'International Energy, ecco, prezzi che schizzano di 5 volte, oggi in questo momento prezzi bassi del petrolio e anche del gas, che è la cosa importante per le nostre bollette in questo momento di passaggio. C'è poi la questione dell'IVA, della fine degli aiuti, proprio perché stiamo lentamente tornando a normalità, scusate se esagero, ma molto grazie all'energia, come l'anno scorso è stata l'energia che ha buttato dentro tutta questa spinta inflattiva a livello soprattutto europeo ma anche un po' statunitense, adesso il contrario sta sgonfiando e questa è una notizia positiva, però dita incrociate. Ecco. È una notizia positiva che riguarda il brevissimo periodo, cioè il principio di questo 2024, o lei che sa studiare i mercati crede che ci possiamo aspettare un 12 mesi senza le conturbazioni che abbiamo registrato nel 2023, già alla fine del 22? L'ipotesi più probabile è questa, assenza di tensioni, di fiammate, perché del gas ce n'è, c'è una recessione europea in corso, c'è il rallentamento soprattutto cinese, calo della domanda e c'è molta offerta di energia in generale, petrolio, un caso straordinario quello del Brasile, più gas da tutto il mondo, dalla Russia anche, non abbiamo chiuso completamente, e anche rinnovabili, finalmente qualcosina sta arrivando. Pertanto, cioè, però non sappiamo cosa cova nella testa dei milioni di arabi in questo momento, certo, che controllano, in futuro controlleranno tutte le esportazioni. Allora, Alan Friedman, più tardi parleremo dei conflitti in corso. Intanto ti domando lo stupore di un analista come Tabarelli. Tutti ci aspettavamo una fiammata e invece i prezzi rimangono contenuti. Tu condividi l'ottimismo di Tabarelli? Non lo chiamerei ottimismo, chiamerei la tendenza del mercato, come ha detto lui. La tendenza del mercato è una scesa del livello del prezzo dell'energia, c'è una fornitura, come ha detto Tabarelli, l'inflazione che contiene più in Europa l'energia che in America, la questione dell'inflazione scenda anche, anche se abbiamo visto in America e in Europa in questi ultimi dati per l'inflazione che è un po' quello che in inglese chiameremo sticky, non si sposta facilmente, non si scende facilmente, però la tendenza dovrebbe essere questo durante il 2024 e io spero che non ora, ma verso l'estate, la Federal Reserve e la Banca Centrale Europea possano tagliare i tassi di interesse di nuovo, certo, per anche dare un po' di ossigeno alle imprese che soffrono da questi tassi. È un augurio che ha espresso chiaramente Giorgia Meloni. Però aggiungerei solo una cosa su cui sono in disaccordo con Tabarelli, cioè
È vero che nonostante i conflitti in Ucraina e nel Medio Oriente, la fornitura dell'energia fa sì che i prezzi e la recessione in Europa fa sì che il prezzo non schizzi okay. su. Però il rischio sicuramente quest'anno io chiamerei geopolitico. Se qualcosa accade sarà per quel motivo. Eh certo, ma qui ancora la palla di cristallo purtroppo non ce l'abbiamo. Francesco Macri guida una impresa che fornisce energia elettrica. Qualche cittadino, qualche migliaia di cittadini italiani pagano la bolletta extra. E allora le domando... Un milione. E allora io le domando, visto che lei e i suoi collaboratori alla fine decidono le tariffe, lo decideranno ancora di più quando ci sarà perfettamente il mercato libero, le domando, ci possiamo assicurare un 2024 con i prezzi delle bollette in calo alla luce di quello che ci hanno detto sia Tabarelli che Friedman? La situazione è estremamente positiva, come diceva il professore. I prezzi sono obiettivamente in calo, siamo ancora a un più 30% rispetto alla condizione pre-crisi, ma i segnali sono tutti positivi. La fine del mercato tutelato non deve spaventare perché l'obiettivo è favorire una maggiore concorrenza. Poi è prevista una tariffa di transizione che si chiama offerta placet, che di fatto resta invariata la quota fissa, la materia energetica, per almeno i prossimi 3 anni. Quindi l'obiettivo è quello di liberalizzare, però serve anche una maggiore presenza di regole che eviti il far west. Ma il vero tema che riguarda tutti noi è che si arrivi a una stabilizzazione dei prezzi dell'energia. Allora, lei Macri ci dice non dobbiamo avere paura del mercato libero. Fatemi rivedere quella torta. Quella torta che racconta, fornito da Arera, che con il mercato libero il 95% degli utenti delle forniture elettriche pagano di più. Che invece solo il 5% paga di meno, in realtà spaventa. Allora, facciamo così. Intanto facciamo chiarezza con la nostra Amelia Cartia rispetto alle novità che nell'immediato ci aspettano per il gas, ma nel giro di un semestre riguarderanno anche l'energia elettrica e poi torniamo a parlarne. Ricordo che la fine del mercato tutelato è stata stabilita nel 2017, governi Renzi Gentiloni. Nuovo, nuove bollette. Si è chiusa, il 1 gennaio, l'era del mercato tutelato. Il passaggio al mercato libero riguarderà, a partire dal 10 gennaio, 6 milioni e 100 mila utenze domestiche che hanno finora usufruito di tariffe a maggior tutela per il gas e, da luglio, 9 milioni e 500 mila utenti per l'energia elettrica. Un passaggio, questo, che la politica rinvia dal 2009, quando con il governo Prodi nacque un meccanismo di tutela che potesse rendere graduale la transizione chiesta dall'Europa. Noi diciamo no alla tassa Meloni sulle bollette. Cosa cambia? Nel mercato tutelato, l'Arera, cioè l'ente statale per la regolazione dell'energia, stabiliva un prezzo. Da quest'anno, invece, tutti i consumatori dovranno scegliere tra le offerte proposte dai diversi gestori, che le faranno in un regime di concorrenza. L'uscita dal mercato tutelato prevede comunque una fase di transizione. Per il gas sarà possibile mantenere lo stesso gestore per un anno, con un'offerta placet, cioè un prezzo fissato dal venditore e rinnovato ogni 12 mesi. Per la luce, invece, si potrà mantenere lo stesso gestore entrando in un sistema di tutele graduali per i primi 3 anni. Chi invece deciderà di non scegliere autonomamente un gestore vedrà le proprie utenze messe all'asta e assegnate dall'Arera al miglior offerente. Restano invece garantite le fasce vulnerabili, ovvero le persone in povertà, quelle con disabilità, i malati con apparecchiature mediche e gli over 75. E ancora gli abitanti delle isole minori e quelli di zone colpite da calamità naturali. Allora, Macri, quando apriamo i libri di macroeconomia apprendiamo che la concorrenza fa abbassare i prezzi. Eppure, in questo regime che finora abbiamo avuto misto tra libero mercato e mercato a maggior tutela, i prezzi più vantaggiosi ce li davano le bollette a maggior tutela. Perché adesso dovrebbe essere diverso e quindi non avere paura del mercato libero, come ha detto lei?
Sì, diverso, perché la concorrenza, secondo le leggi dell'economia, dovrebbe favorire un abbassamento dei prezzi. Ci sarà una fase di assestamento, ma c'è anche una tutela graduale che si, come dire, si dipana in maniera, come dire, temporale adeguata. Insomma, ci sono 3 anni, 1 anno, ci sono delle misure che tutelano gran parte dei cittadini. Consideriamo che i vulnerabili, ad esempio, rappresentano una 30-40% della popolazione, non sono banale, si parla degli over 76, disabili, eccetera. Quindi non spaventiamoci di questo. L'intervento maggiorativo può riguardare solo la quota commerciale, però se si acquisisce come cittadini una maggiore consapevolezza, se si fa adeguate campagne normative, se si mettono delle regole, perché il mercato libero non significa assenza di regole, serve codice di autodisciplina degli intermediari, certo. Ognuno di noi è subissato di chiamate, di telefonate. Per esempio, la mia azienda ha interrotto la pratica del teleselling, dovrebbe essere presa in considerazione a livello globale, noi non chiamiamo più per fare contratti. Allora, visto che voi non rompete le scatole ai vostri potenziali clienti, visto che ha l'opportunità di parlare ai possibili nuovi clienti, un consiglio che dà: tariffa fissa oppure no? Scelta delle sole energie rinnovabili oppure mantenimento della scelta sulle energie fossili? Qual è il modo per risparmiare? Il modo è informarsi continuamente e tendere a una tariffa personalizzata secondo anche le proprie tendenze, anche culturali. Oggi le aziende sono in grado di offrire molte cose, però il tema è che a livello strutturale si arrivi a mettere a disposizione delle aziende come la mia la possibilità di accesso a queste fonti energetiche in maniera competitiva. Il tema è di sistema. Ok. Tabarelli, noi veniamo da più di un anno in cui a sostegno dell'esborso per l'energia elettrica avevamo gli aiuti cosiddetti di Stato, un'IVA congelata, avevamo il congelamento degli oneri di sistema. Tutto questo dal 2024 non ci sarà più e per di più ci arriva la novità del mercato libero. Lei che non ha un'azienda e quindi non deve per forza di cose parlare bene del lavoro di un'impresa. Cosa ci può dire? Cosa ci aspetta nella bolletta del 2024, stante che il mercato, come ci ha detto, va in questo momento verso il ribasso? Adesso il ribasso c'è già stato, del mercato internazionale, poi vedremo nei prossimi mesi, non avremo le fiammate. Ricordo che adesso la bolletta elettrica, che è calata nel primo trimestre ed è quasi l'11%, è 25 centesimi per kilowattora contro dei picchi di 66, perciò io contesto un po' questo grafico, perché questo è riferito al 2023, ma nel 2022 quelli sul libero che hanno tendenzialmente fissato a 27 centesimi per kilowattora rispetto a quelli del tutelato che pagavano 66, altro, hanno risparmiato un sacco che compensa tutte quelle maggiorazioni che del libero, che sono mezzo centesimo su 20, 25, come sul gas, la parte commerciale su cui c'è la concorrenza, è una piccola frazione, paghiamo circa un euro a metro cubo, 5%. La parte cos'è? 5 centesimi a metro cubo, lì si fanno concorrenza. Ma poca roba, però quello che conta è il mercato. E poi soprattutto, mi lasci dire, libertà, libero, ma sono delle parole fondamentali, cioè, certo. Un anno fa eravamo qua a litigare sulla fine dell'accisa di 30 centesimi, ma vedi, nelle carburanti ci sono dei prezzi, adesso grazie al prezzo del petrolio è 1,80, che venivamo da 2,2 dopo l'invasione dell'Ucraina, certo. E ci sono delle differenze, i 40 centesimi, se uno va sul servito, sull'autostrada, ovvio che è chiaro. E così sarà nel mercato libero del gas. Allora, negli Stati Uniti c'è la Statua della Libertà. Gli Stati Uniti sono il paese della libertà e del liberalismo. Perché, Alan Friedman, in questo paese abbiamo così paura del libero mercato, così paura della concorrenza che, come ci diceva Macri, dovrebbe garantire un abbassamento naturale dei prezzi proprio in ragione della competizione tra i vari soggetti economici? Qui vuoi che parliamo di antropologia sociale, quindi? Non lo so, però lo dice l'ARERA che il 95% di quelli che pagavano le bollette a tutelato pagavano di meno. Se vuoi un'espressione economica, è banale. America è un grande mercato con lo spirito di concorrenza, è un mercato libero con 340 milioni di persone ed è stato da sempre un mercato in cui lo Stato è stato poco tenero con i cittadini, cioè pochi servizi sociali, e negli ultimi decenni tagli all'assistenza sociale da Reagan a Clinton a Bush
Trump, Biden è il primo presidente che cerca di rimettere una specie di rete di salvataggio sociale, ma soprattutto l'Italia è un mercato in cui lo Stato rappresenta 52, 53, 54% dell'economia, mentre in altri paesi è sotto il 50%, c'è troppo Stato nell'economia italiana. E poi c'è un sistema di assistenzialismo, clientelismo, culturale, politico. Quello che l'Italia fa male è aiutare i veramente bisognosi, perché ci sono troppi furbi che rubano i soldi dai veramente bisognosi. Quello che l'Italia deve fare di più è avere più mercato libero, perché il mercato libero significa andare contro le corporazioni. Mercato libero vuol dire che si può avere Uber a Roma e non solo tassisti. Mercato certo. libero vuol dire che architetti, notai, commercialisti e farmacisti non possono imporre in un cartello le tariffe minime. Il consumatore in Italia è vittima di una serie di oligopoli e cartelli. Certo. Un vero mercato libero sarebbe meraviglioso, ma ritorno a dire è una questione di antropologia sociale più che economia. Allora, proviamo ad allargare, ad alzare un poco il nostro sguardo. Vedo che Andrea Nicastro, inviato del Corriere della Sera, sta sistemando la sua telecamera da una camera d'albergo di Beirut. Dobbiamo parlare di geopolitica, perché se la bolletta resterà bassa per tutto il 2024, e ce lo auguriamo, tutto dipenderà da quello che succede nei teatri di guerra. Grazie a Francesco Macri, grazie a Davide Tabarelli, Alan Friedman, resta con me. Arrivano altri ospiti per parlare di Medio Oriente, di Ucraina e sullo sfondo delle elezioni in America. Di nuovo insieme, stiamo vivendo una stagione non di guerra, ma di guerre che riguardano la regione nella quale viviamo, il Mediterraneo, il vicino Oriente. Saluto e ringrazio Tiziana Ferrario, giornalista per tanti anni, volto del TG1. Buongiorno anche a Vincenzo Camporini, generale, oggi in congedo, è stato capo di Stato Maggiore della Difesa. Saluto e ringrazio Alberto Negri, inviato di guerra in tantissimi scenari, oggi firma del manifesto. Partiamo dal Medio Oriente, perché tra due giorni la guerra tra Israele e Hamas compirà tre mesi dopo il drammatico eccidio del 7 di ottobre. E ci colleghiamo subito con Beirut, dove è lì Andrea Nicastro, inviato speciale del Corriere della Sera. In questi tre mesi Andrea si è ragionato e cercato di scongiurare il più possibile l'allargamento di un conflitto dalla striscia di Gaza in tutta la regione. La prima minaccia era proprio il Libano degli Hezbollah. Perché, e lo dico per inciso, per fortuna ancora questo scenario non si è materializzato? Ma perché probabilmente non conviene all'Iran in primo luogo entrare in una guerra aperta contro gli Stati Uniti, che hanno fatto capire di essere assolutamente disposti ad appoggiare in tutto e per tutto Israele, e non conviene a livello locale a Hezbollah, che è la milizia sciita più potente dell'area, capace nel 2006 di obbligare, a spingere, a seconda delle interpretazioni, Israele a lasciare l'occupazione del Libano. Bene, non conviene ad Hezbollah perché Hezbollah è ad un passo dalla sua trasformazione da movimento militare di resistenza bellico a forza di governo che ha responsabilità nei confronti anche delle altre comunità che compongono il Libano. E quindi Hezbollah, che è pronto a prendersi la presidenza, non vuole prendere una presidenza di un paese in bancarotta come il Libano, e quindi certo. sa perfettamente di non poter impegnarsi in un'altra guerra che sarebbe distruttiva per il paese.
Allora, hai citato Hezbollah proprio due giorni fa, lo sceicco Nasrallah, il leader di questo partito di Dio, è tornato a tuonare minacce di distruzione definitiva di Israele. Le sentiamo. Se فكر العدو ان يشن حربا على لبنان حينئذ سيكون قتالنا بلا سقوف بلا حدود بلا قواعد بلا ضوابط. Minacce che per fortuna ancora non si sono concretizzate in attacchi definitivi. Vincenzo Camporini, è vero, per fortuna la guerra totale non c'è, però stanno iniziando nella regione a moltiplicarsi situazioni di conflitto. Piovono missili israeliani nella Siria, piovono missili israeliani anche sul Libano, ma soprattutto il grande nemico, l'Iran, è stato colpito al cuore l'altro giorno con un attentato terroristico. È solo nel neutralizzare l'Iran che la regione può continuare a sperare che non si arrivi ad una guerra globale. Ma l'Iran è uno degli elementi di questo complessissimo scacchiere. Non dimentichiamoci che qui ci sono anche degli interessi russi. La Russia è presente in modo molto sostanziale, molto sostanzioso con le proprie truppe in Siria, di cui ha determinato lo sviluppo politico. Senza l'intervento russo oggi avremmo un quadro completamente diverso in Siria. Quindi ci sono tanti attori che giocano in questa partita, lasciando perdere appunto anche gli Stati Uniti, che hanno dato una chiara evidenza con il loro spiegamento di navale di essere presenti e pronti. Quindi l'Iran è una delle componenti, è un componente vitale, chiedo scusa, tranquilli, ho fatto il tampone. Siamo a debita distanza, generale, sì. Non si preoccupi. Generale, ne approfitto, la lascio tossire e aggiungo una cosa, certo. Lei parlava dello schieramento navale, però l'altro giorno, pochi giorni fa, abbiamo saputo da una rete televisiva americana importante, l'ABC, che proprio la portaerei Gerald Ford, che era stata mandata davanti alle coste del Libano, ha deciso di ritornare a casa. Quindi in qualche modo questo si aggancia anche a quello che diceva Andrea Nicastro. Nasrallah tuona, gli Hezbollah mandano questi missili che non vanno oltre i 10 chilometri, mentre potrebbero colpire molto di più, no, dentro le città israeliane, perché non c'è interesse a fare una guerra in Libano, perché poi non ci sono più soldi per la ricostruzione. Non c'è nessun interesse a fare la guerra in Libano. E le navi americane stanno tornando a casa. Non c'è nessun interesse a fare la guerra in Libano e quello che diceva Nicastro sull'atteggiamento di Hezbollah è assolutamente corretto. Hezbollah, che nasce come elemento di resistenza armata, si è gradualmente trasformato in un movimento politico il cui scopo è oggettivamente oggi quello di dominare la scena politica in Libano. Quindi qualsiasi cosa che può in qualche modo turbare questo fine ultimo che si è dato è certamente non gradito alla leadership, nonostante le dichiarazioni di Nasrallah tempo fa, commentando la situazione, ma in effetti Hezbollah non fa altro che fare a faccia feroce. Certo. Alberto Negri, Hezbollah tuona, minaccia, ma non attacca. Gli stessi ribelli Houthi, che come Hezbollah sono finanziati dal Iran, stanno sì, colpendo delle navi che transitano dal Mar Rosso, ma per il momento non hanno bloccato i traffici verso il Mediterraneo, come aveva minacciato il presidente iraniano. Nel frattempo, che cosa è successo l'altro giorno in quel cimitero di Kerman, dove oltre 100 persone hanno perso la vita mentre ricordavano la morte del grande generale Soleimani, ucciso proprio 4 anni prima da un drone americano a Baghdad? Vedete, da una parte noi possiamo fare dei ragionamenti razionali che sono fondati, come diceva giustamente Andrea prima, il generale Vincenzo Camporini. Oggi a Hezbollah e all'Iran non conviene fare la guerra. Libano ha una crisi finanziaria che dura ormai da 4 anni, spaventosa, ma oltretutto la stessa retrovia libanese degli Hezbollah non è più quella di prima.
ci sono 2 milioni di profughi siriani in Libano, in gran parte sunniti, quindi per un movimento sciita questo vuol dire che alle spalle in casa non sempre le situazioni sono così controllabili. Lo stesso vale per oggi si è puntato il dito contro l'ISIS per questi attentati, che tra l'altro si sono svolti in due tempi, uno a 1 chilometro e l'altro a 700 metri dal mausoleo di Soleimani, quindi si è voluto colpire proprio la popolazione sciita. Però vedete, nonostante i ragionamenti razionali che noi possiamo fare, la situazione è già bellica. Qui ci sono centinaia di episodi, raid israeliani in Siria, raid di Hezbollah, raid dentro il Kurdistan. Attenzione, perché qui ci sono molti attori statali in campo in questa regione, ma ci sono anche molti attori non statali che possono sfruttare la situazione e che non sappiamo esattamente bene da chi sono manovrati. Negri, che cos'è l'ISIS di oggi? Ecco, è la stessa ISIS che è stata combattuta? È qui che volevo arrivare, perché tu dicevi si punta il dito contro l'ISIS, però ieri è arrivata quella che a tutti gli osservatori internazionali è sembrata una vera e propria rivendicazione dell'attentato che ha colpito dei fratelli musulmani, anche se di orientamento diverso, non sunniti ma appunto sciiti. E l'ISIS, lo sappiamo, è lo Stato Islamico dei sunniti per eccellenza. L'ISIS e i movimenti jihadisti più radicali sono presenti essenzialmente oggi in 2 o 3 luoghi ancora. In Siria, dove nel nord della Siria sono ancora presenti ben forti questi movimenti. Nello stesso Iraq, noi dobbiamo ricordarci che la guerra all'ISIS l'ha fatta sì l'Occidente, ma l'hanno fatta soprattutto i curdi e gli sciiti iraniani. Guardate che nel 2014, oltre a conquistare Mosul, l'ISIS era arrivato a 60 km da Baghdad, su un'autostrada che Tiziano conosce benissimo, piatta così, dove si arriva in un'ora di macchina a Baghdad. E lì è stato il generale Qassem Soleimani, quello ucciso dagli americani nel 2020 a Baghdad, che ha organizzato questa resistenza. L'esercito iracheno, che avrebbe dovuto essere sostenuto dall'Occidente, si era completamente sfaldato. Ecco perché noi qui stiamo lottando con tutte le nostre contraddizioni di questi anni. Dobbiamo prendere atto che se non vogliamo una guerra allargata, bisogna intervenire seriamente per negoziare con l'Iran. La domanda fatta prima al generale Camporini: come si fa con l'Iran? Con l'Iran si fa negoziando. Ci sarebbero già i negoziati in corso sul nucleare iraniano. Bisogna andare avanti, perché quell'accordo che era stato fatto da Obama e poi cancellato da Trump poteva essere un architrave per la pacificazione della regione, e invece cancellandolo è diventato, certo, come dire, uno dei tanti pilastri che hanno aperto la strada. Alberto, io non vorrei neanche dimenticare l'ISIS Khorasan, che è quello che sta in Afghanistan e che comunque fa la guerra ai talebani da sempre. Questo significa che il lavoro in Afghanistan non è mai stato concluso, nonostante i 20 anni di permanenza dei soldati internazionali degli Stati Uniti lì, e che si è reso responsabile di una serie di attentati sanguinosi non solo dentro l'Afghanistan ma anche in Iran nel passato. Se noi dobbiamo essere oggettivi, e dobbiamo essere oggettivi, non bisogna dimenticare che gli Stati Uniti hanno una presenza militare sia in Siria, nella regione di Deir Zor, sia in Iraq. Quindi certo, gli Stati Uniti sono chiamati in prima persona oggi, è inutile girarci intorno, sono ancora la superpotenza mondiale. Devono in qualche modo prendere atto che sta in carico loro in questo momento
cercare una via di pacificazione, stante che l'Unione... Anna Friedman! Non a caso hanno subito smentito, quando c'è stato l'attentato in Iran, hanno subito detto non siamo stati noi. Ma gli Stati Uniti, che oggi sono guidati da Biden, tra l'anno prossimo chissà, hanno ancora consapevolezza di questa missione nel Medio Oriente, nel quale negli ultimi vent'anni, se ci fermiamo solo a quell'orizzonte temporale, sono stati sicuramente i protagonisti anche delle guerre che sono state mosse? Beh, ma certo. Due rispondo io? Certo. Stati Uniti, conoscenza di questa questione, in America 2 o 3% della popolazione, se siamo fortunati, quelli che leggono il New York Times o vivono a New York e Washington, ma per il resto dell'America non saprebbero la differenza fra Siria, Iraq, ISIS, Al-Qaeda e il resto. Ricordiamo che siamo una... È molto grave questo, molto grave. Siamo un paese molto provinciale, molto lontano, e quindi gli americani sono più interessati sulla questione se i toilette nelle scuole sono disponibili per i transessuali. Questo è il tema oggi. Io non sto scherzando, lo so che fa ridere, ma è così. Il punto vero qui è che Biden non vuole nessun conflitto allargato, per cui manda povero Tony Blinken per l'ennesimo giro di shuttle diplomacy, in cui va a Qatar, va a Doha, capitale delle spie e dei servizi segreti, dove l'emiro di Qatar da un lato fa propaganda con Al Jazeera, dall'altro tiene i militari americani e dall'altro finanzia Hamas. Quindi il mondo è complesso, ma Biden non può avere conflitto allargato in una elezione year, un anno di elezione, e sicuramente gli iraniani non vogliono neanche trovarsi con il ritorno della flotta americana e più bombe. Però quello che vediamo è una situazione molto fuori controllo, certo, come dice anche Nello, perché ci sono 118 incidenti di attacchi in Iraq, in Kurdistan, in Iran, da diversi gruppi contro di loro, sunni e sciiti, ma anche contro gli americani. Quello che io vedo nei prossimi giorni è un attacco americano probabile, o nel gruppo Arcobaleno e Coalizione per il Mare Rosso, qualche attacco contro i Houthi, perché quello probabilmente sarà un modo di fare un esempio. E chiudo con questo pensiero. Il punto vero, come tutti i miei colleghi sanno, è che Iran ha diversi proxy, Iran ha diversi strumenti, diversi pupazzi, se vogliamo. Certo. Hezbollah è uno, poi i Houthi sono gli altri, che finanziano, armano e puntano quando possono controllarli, che non è sempre, contro America o Israele. Quindi Iran continuerà con la guerra ibrida e asimmetrica, e Putin fa l'amore con l'Iran per aiutare l'Iran. Allora, tra poco di Putin parliamo, però voglio, prima di salutare Nicastro, fare a lui l'ultima domanda. Nessuno vuole un allargamento del conflitto, significa che il conflitto rimane al momento concentrato nella striscia di Gaza da cui sono partiti i terroristi del 7 di ottobre. Dopo oltre 2 mesi di guerra combattuta con i carri armati, con le forze speciali, c'è ancora la prospettiva per Israele di Netanyahu di una vittoria? Ci sono ancora decine di ostaggi civili nelle mani di Hamas? Forse il concetto di vittoria sta cambiando anche in Israele. Stiamo vivendo una fase simile a quella della guerra in Ucraina, dove l'idea della vittoria e di quello che è accettabile alla fine della guerra sta un po' cambiando. Distruggere Hamas, sono passati quasi 3 mesi dall'inizio delle ostilità. Uccidere tutti e sradicare tutti i terroristi, sono 2,3 milioni di palestinesi, come fai a distinguere chi è simpatizzante per Hamas e chi no? Cacciare
cacciare i palestinesi in Sinai, addirittura in Congo, quando tu dici sta tuonando Nasrallah, io sento anche tuonare ministri israeliani dicendo cose senza senso e senza, e senza costrutto, certamente non verso una volontà di pace. Quindi questo, adesso per la prima volta proprio ieri si è parlato del dopoguerra, ci saranno queste tribù di palestinesi, questi clan che dovranno gestire, ma sarà un'altra occupazione israeliana. Quindi l'occupazione che da cui erano scappati gli israeliani perché costava troppo, perché non dava una soluzione politica, ancora una volta torna a essere protagonista. Quindi questa guerra a cosa è servita? Ancora una volta sono gli Stati Uniti il paese indispensabile, perché non c'è nessun altro nella regione capace di svolgere un ruolo del genere, che devono proporre. Ma non a caso, una soluzione. Okay. Beh, non a caso sta arrivando il segretario di Stato Blinken proprio, per, certo, proprio per evitare un allargamento. Anche se ancora tutto il suo titanico sforzo anche diplomatico nella regione non è servito. No, non è servito perché Israele non ha assolutamente dato retta a quello che dicevano gli americani, e oggi ci ritroviamo con queste follie di voler addirittura avanzare l'ipotesi di deportare all'estero, in Congo, piuttosto che in altri paesi, 2 milioni di palestinesi. Allora, ci dobbiamo fermare. Io devo salutare Andrea Nicastro, che ringrazio per il tempo che ci ha dedicato, ma raccolgo da lui una suggestione che ci porta dal Medio Oriente all'Ucraina. Forse cambia la prospettiva di vittoria, tanto per chi ha deciso di muovere la guerra contro Hamas, tanto per chi ha invaso l'Ucraina e chi ha cercato, nel nome della vittoria, di portare avanti la controffensiva. Dopo il break andiamo in Ucraina. Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи. И никогда не отступим. Потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить. Заставить забыть память и веру отцов. Potrà fermare la Russia, ma quando oramai siamo arrivati a 3 anni dal conflitto, la situazione sembra ancora cristallizzata, con un conflitto che si concentra nel Donbass. Mi ha colpito Alan Friedman ieri una dichiarazione del ministro degli esteri ucraino, che per la prima volta apre, fa un'apertura di credito nei riguardi del possibile nuovo presidente degli Stati Uniti, Trump, dicendo: Trump è una persona con cui poter lavorare, basta sapere come lavorare con lui, è il primo che ci ha inviato le armi. Dunque, anche con un cambio di guardia alla Casa Bianca, il destino dell'Ucraina è nelle mani degli Stati Uniti? Beh, diciamo, la speranza è l'ultima cosa a morire, quindi il ministro dell'Ucraina fa bene a sperare che si può lavorare con Trump se Trump viene eletto. Io vi ricordo che Trump è stato impeached perché ha cercato di ricattare e minacciare Zelensky, dicendo nel 2019: mi trovi un po' di roba sporco che posso usare contro Biden qui in America, o non ti mando 200 milioni di dollari di aiuti militari. E Trump ha detto più volte che la prima cosa che farebbe è risolvere il problema in Ucraina in un giorno, ma sappiamo che tutti, Trump e i suoi, sono contro Zelensky, contro l'Ucraina, e aiuterebbe Putin facilmente. Quindi se Trump fosse alla Casa Bianca, bye bye Ukraine, arrivederci, finito. Ok, ho poco tempo, ma vorrei sentire in un rapido giro tutti i miei ospiti. Generale Camporini, siamo arrivati quasi al terzo anno di conflitto in Ucraina, la situazione non sembra sbloccarsi. È nelle cose che Putin e Zelensky dovranno sedersi a un tavolo e spartirsi l'Ucraina? Io penso che prima o poi un negoziato si dovrà aprire. Io però vorrei dire una cosa che dissi quando scoppiò il conflitto. È un conflitto molto asimmetrico, nel senso che per vincere Putin deve impadronirsi di Kiev, deve allontanare il governo vigente e metterci un suo governo,
e quindi in qualche modo inglobare nella sfera di influenza russa l'Ucraina. L'Ucraina per vincere basta che Putin non ci riesca. Cioè l'Ucraina dal punto di vista concettuale questa guerra l'ha già vinta, nel senso che Putin è fermo sulle linee che sono state raggiunte nell'estate dell'anno scorso e di lì non ci si muove. Certo, ora, con un paese che però è nelle macerie sempre di ma più. Con un problema che ora a questo punto il quesito è da questa situazione di fatto sul terreno possiamo trarre gli elementi per un negoziato? Scusi generale, però Tiziana. Putin negli ultime settimane ha cominciato ad attaccare di nuovo le città ucraine, Kiev, prima erano mesi che non veniva colpita. Operazione questo... che non serve assolutamente a no, nulla. No, però questo dal per dire... Dal punto di vista militare è sì, uno però spreco, fa salire la tensione, no? Perché... E poi questo è un anno elettorale. Trump, in America si vota, Trump ci ha detto se vinco io, cosa che non sappiamo come andrà, certo. Ma in questo momento è ancora il favorito, dice la questione la risolve in 24 ore. E come ci ha detto la nostra Presidente del Consiglio parlando con dei comici, però ce l'ha detto, c'è tanta stanchezza. C'è una stanchezza. E quindi cioè, la guerra in Ucraina deve trovare una soluzione politica e non militare. Allora... Quello che ho detto io, noi siamo in una situazione militarmente statica, sostanzialmente statica, che necessariamente dovrà essere uno degli elementi chiave del negoziato. Come poi verrà negoziato certo. Questo negoziato... Rapidamente, un cambio di guardia alla Casa Bianca, Antonio Negri, cambierebbe radicalmente gli scenari sia alle porte dell'Europa nel conflitto tra Ucraina e Russia, sia in Medio Oriente, in quella polveriera che abbiamo provato a analizzare poco fa? Gli Stati Uniti hanno già dimostrato qual è la guerra che vogliono vincere, quella di Gaza. Forniscono 14 miliardi di nuovi aiuti militari a Israele e il Congresso invece ha bloccato la tranche di aiuti all'Ucraina. Da questo punto di vista si capisce molto bene che per Washington questa guerra è già finita, lo ha detto tre volte l'ex capo di Stato Maggiore americano. Ci si siede a un tavolo per negoziare, per finire un conflitto che nessuno vincerà. Allora, ci dobbiamo fermare. Grazie al generale Camporini, a Tiziana Ferrario, Alan Friedman e Alberto Negri. Ritorniamo a parlare di cose italiane, ritorniamo a parlare di Giorgia Meloni, di chi è seduto su quella sedia di capo del governo qualche anno prima di lei. È in arrivo, all'aria che tira, Mario Monti. Restate con noi. Tre minuti dopo le 13 è già collegato con noi il senatore Mario Monti, già Presidente del Consiglio. Chiedo a lui un momento di pazienza che so che ci accorderà perché c'è il suo meteorologo di riferimento, Paolo Sottocorona. Grazie, intanto saluto il professore. È arrivata la perturbazione, ha portato e sta portando precipitazioni anche piuttosto intense, quindi non era, diciamo, tutto, non era solo fumo. E vediamo subito, ce n'è anche un'altra sull'Atlantico, ma quella non ci darà problemi. Ecco le prime precipitazioni piuttosto intense che cominciano a interessare il nord-ovest, ma anche la zona fra Sardegna e, non nomino la Corsica perché il professore so che no, ubi maior minimus cessat, qualche pioggia arriva di una certa consistenza anche al centro. Domani questo maltempo si estende ulteriormente e prende in maniera molto forte la parte centro-orientale del nord. Vedete, quella non sono fenomeni isolati, sono intensi e sono estesi, quindi è una situazione critica. Va detto, e questa forte instabilità che continua a interessare le regioni centrali si affaccia anche al sud, sia la parte peninsulare sia sulle isole maggiori. E poi arriviamo alla giornata di domenica in cui c'è una certa attenuazione al nord, ma restano intensi fenomeni su Emilia-Romagna, Marche e poi lungo tutta la costa tirrenica fino al basso Tirreno. E qui Calabria, Campania, Basilicata sono quelle un po' nel mirino, perché lì i fenomeni potrebbero essere di nuovo intensi. Perché la situazione, come maltempo, si attenui, ci vorrà almeno la giornata di lunedì,
quando arriverà anche il freddo, che fino ad allora non si farà sentire. Grazie Paolo Sottocorona, io rinnovo il mio ringraziamento a Mario Monti per aver accettato il nostro invito proprio all'indomani della conferenza stampa di fine anno, peraltro fatta nei primi giorni dell'anno per ragioni di salute di Giorgia Meloni. Senatore, anche lei ha toccato questo rito quando era a Palazzo Chigi, quindi le chiedo un commento di chi oggi occupa il suo posto. Giorgia Meloni è stata dai suoi ammiratori lodata per la dimostrazione di grande professionismo politico, contestata dai suoi oppositori per le tante troppe bugie. Lei come ha letto la conferenza stampa di fine anno della nostra Premier? Buongiorno, grazie per l'invito. Avendo avuto come tutti 3 ore buone a disposizione per scrutare e ascoltare la Premier Meloni, l'ho osservata soprattutto dal punto di vista del linguaggio e devo dire, questo non so se le farà piacere, che ho riscontrato in lei ancora più di altre volte una espressione estremamente concisa e concreta. È una politica pura, la signora Meloni, ma parla come un manager, vorrei dire, ma qui rischiamo di offenderla troppo, come un tecnico. Okay. Cioè non ha niente di fumoso, ha contenuti che sono tutti e solo politici, orientati un po' a parlare del bene comune e un po' a delineare rapporti di potere, tutti politici, espressi con grande semplicità e con la concisione di un manager. Questa è una cosa interessante. Allora, lei è partito dal modo con cui ha snocciolato i vari argomenti, la Presidente del Consiglio. Vorrei entrare con lei nel merito invece di alcune questioni e partirei da quella controversa che ha tenuto banco alla fine di questo anno, la mancata ratifica da parte dell'Italia del MES, del Meccanismo Economico di Stabilità, il Salva Stati che doveva diventare Salva Banche. Sentiamola. Il MES è uno strumento che esiste da tempo e che è, dal mio punto di vista, obsoleto. Penso nella reazione dei mercati che c'è stata all'indomani della mancata ratifica, che nella reazione dei mercati si legga una consapevolezza rispetto al fatto che è uno strumento obsoleto. Quindi se noi vogliamo guardare il bicchiere mezzo pieno, diciamo così, forse la mancata ratifica della modifica del trattato da parte dell'Italia può diventare un'occasione per trasformare questo strumento in qualcosa che possa essere più efficace di quello che è oggi. Dice Giorgia Meloni, non è stato un male non aver ratificato il MES perché l'Italia non è isolata nel contesto europeo, anzi è un bene perché così tutta l'Europa può prendere consapevolezza che è necessario cambiarlo. Condivide questa lettura? Allora, la Premier parla di obsolescenza del MES. Il MES è più giovane del patto di stabilità. Il patto di stabilità è stato coniato nel 1997, il MES nel 2012. Sono cambiate molte cose, ma sia per l'uno che per l'altro. La Commissione europea ha fatto un tentativo di ringiovanimento del patto di stabilità introducendo diverse modifiche complicate. Il governo italiano ha approvato, come tutti, il patto di stabilità nuova versione. Io nel dibattito in Senato con la Premier e altrove ho detto che forse nell'interesse dell'Italia ma anche della stessa Europa sarebbe stato opportuno andare a settembre per esprimerci in termini scolastici e quindi chiedere alla Commissione di lavorare ancora un po' su questo patto che non è all'altezza della nuova Europa, quindi il patto ce lo siamo presi così come sostanzialmente Francia e Germania l'hanno voluto, il
Il MES lo rifiutiamo dicendo che è obsoleto. Insomma, io avrei fatto esattamente il contrario, avrei ratificato il MES e avrei invece voluto discutere di più sul, okay, sul patto di... Senatore, chi, sì, le cito un altro suo predecessore, perché quando lei sedeva a Palazzo Chigi aveva anche la delega al Tesoro e all'economia, e Giorgetti nella sua intervista di fine anno al Sole 24 Ore invece l'ha un po' criticata dicendo le nuove regole sul patto di stabilità sono meno pesanti di quelle che avremmo avuto se avessimo messo il veto alla Capitan Fracassa, come qualcuno ci consigliava di fare. Il riferimento è a lei, anche se noi la conosciamo per gli abiti austeri in Loden e difficilmente la vedremmo nei panni così un po' carnevaleschi del Capitan Fracassa. Ma non avevo inteso come riferito a me questa bella immagine del mio conterraneo Giorgetti. Quello che mi sento di dire è che dal punto di vista dell'Italia sarebbe stato più vantaggioso essere più autorevoli, allora sono costretto a usare questa parola, nel negoziato e non lasciare che Francia e Germania facessero loro e poi dicessero che sì, anche l'Italia era d'accordo. E poi non è solo un interesse dell'Italia, ma abbiamo un'Europa ancora con lo specchietto retrovisore che non dà col nuovo patto di stabilità sufficiente prospettiva, visione e benedizione agli investimenti pubblici. Allora, ci aiuti a capire una cosa, perché il nuovo patto di stabilità di fatto costringe noi che abbiamo tanto debito a non ricorrere più a deficit. Noi abbiamo, il Parlamento ha licenziato una manovra che prevede il taglio del cuneo fiscale e anche una rimodulazione delle aliquote IRPEF. Queste manovre è possibile e realistico renderle strutturali con le nuove regole di bilancio imposte dal patto di stabilità? Credo che sia un po' difficile dai vari calcoli che ho visto. E poi, mi lasci dire, tutta questa discussione che si ha in questo periodo è interessante, ma trascura una cosa, che dal 2020 in poi i paesi, Italia compresa, anzi soprattutto l'Italia che ha avuto più denaro dal Next Generation EU di tutti gli altri, vivono in una condizione che a noi sembra sempre precaria e drammatica, perché così è la vita, ma straordinariamente fortunata dal punto di vista economico, perché ci sono stati tempi in cui l'Europa dava ai singoli paesi il patto di stabilità, una politica monetaria restrittiva, vincoli sugli aiuti di Stato, eccetera. Tutto questo in questi anni è stato o sospeso, o rinviato, o ammorbidito. Quindi questi, il 21, il 22, il 23 e il 24, sono anni in cui la nostra economia avrebbe dovuto andare molto meglio del solito. E quindi non abbiamo sfruttato questa possibilità. Una cosa l'Europa ci chiede questa volta, anche a fronte dei soldi che ci mette a disposizione col PNRR, fare le riforme. C'è una riforma che non riesce a passare, è quella della concorrenza, tanto che il Capo dello Stato ha dovuto fare dei rilievi al disegno di legge che proroga ulteriormente le concessioni agli ambulanti. Perché è così difficile liberalizzare questo Paese? Glielo chiedo perché c'è grande paura in questo momento anche al passaggio dal mercato tutelato al mercato libero per le forniture di energia. Così come siamo un paese storicamente dei comuni, delle piccole comunità che si serrano tra loro e che qualche volta si aiutano, c'è la solidarietà e tutto questo è bene, ma siamo dei piccoli gruppi, delle piccole cosche, lo dico in senso buono, delle piccole corporazioni, e ognuno preferisce non mollare il pezzettino di osso che ha in bocca e da cui succhiando riesce ad avere qualche rendita di posizione, così facendo si blocca il paese che non cresce, che non crea nuovo lavoro per i giovani. Ecco, questo è il punto. Allora,
qualche provvedimento in senso delle liberalizzazioni, della concorrenza, il governo l'ha preso, si scontra però, come già in passato altri governi, con quei punti. Parliamoci chiaro, qui si tratta di denaro contro voti, non parlo di fattispecie penali, ma quando un comune, una regione o lo Stato sui rispettivi beni che mette in concessione, sia per stabilimenti balneari, sia per commercio ambulante, proroga e riproroga coloro che hanno la concessione e non rivede neppure il prezzo della concessione, quello che sta facendo è rinuncia a entrate del settore pubblico e fa un favore a quei detentori che probabilmente concessioni che probabilmente lo ricambiano con il voto. Certo. Ma e il danno che tutti gli altri ricevono, compreso dover pagare più tasse per far fronte a quel mancato gettito, è piccolo per ciascuno. Chiaro. E quindi politicamente serve un po' di serve un po' di coraggio in più. Probabilmente. E voglio tornare, visto che ho l'ultima domanda a disposizione per lei, visto il tempo, a Giorgia Meloni. Il giornale in cui anche lei scrive, Corriere della Sera, ha ospitato qualche giorno fa un editoriale di Ernesto Galli della Loggia che diceva: il problema di Giorgia Meloni è lei stessa, sa parlare ai suoi, non sa parlare alla nazione. Lei che ha lodato il modo in cui Giorgia Meloni ha comunicato tutte le sue idee, ieri in conferenza stampa la vede in conflitto con Galli della Loggia, oppure ritiene che un fondo di verità ce l'abbia il politologo del Corriere? No, credo, io ho letto con molto interesse, devo dire, questo pezzo di Galli della Loggia e insomma penso che un leader politico della stazza e della capacità comprovata di Giorgia Meloni possa avere l'ambizione di guidare il paese per 5 anni, per 10 anni, magari ritoccando la Costituzione per farlo. Ma se io fossi lei, ma non mi azzardo a fare un paragone così impari, avrei un'ambizione più grossa, cioè quello di trasformare l'Italia con gli sforzi di tutti, dei miei amici ma anche dei miei avversari. E io penso che se Meloni andrà avanti, questa voglia più civile, più ampia, più unitaria le verrà, senza che questo debba voler dire minore pugno nell'esercitare, certo, il potere che un governo ha. Grazie professor Monti, grazie davvero per l'intervista che ci ha concesso. Io la saluto e dico, grazie a chi ci guarda, pubblicità, restate con noi. Il nostro tempo a disposizione è finito. Lunedì all'aria che tira ritorna il mitico David Parenzo. Da parte mia l'augurio di un buon fine settimana, di una buona Epifania. Linea al telegiornale. A presto.